Erano passati 2 mesi e mezzo da quando il Kenya aveva chiuso le frontiere. Dapprima lui aveva dispensato serenità e ottimismo. Aveva invitato il nostro governo a rimpatriare i connazionali che ne avevano fatto una malattia. Per favore, rimpatriate al più presto tutti quelli che non hanno capito un cazzo dell'Africa e che sono ancora qui a rompere i coglioni. E più avanti ne aveva salutati altri che avevano deciso di rientrare. Ma dopo l'ultima estensione del lockdown, la sua positività iniziava a vacillare. E senza turismo, anche le finanze cominciavano a scarseggiare. Così, da pizze e gamberoni, era inevitabilmente passato all'Ugali. Era tempo di reagire. Ma come fare con sempre meno soldi in tasca? Cosa poteva farlo godere a poco prezzo? Ad un tratto ebbe l'illuminazione. Ostriche! Quindi decise di partire alla volta di Kilifi, dove le ostriche di mangrovia costano 1 scellino l'una. Non aveva abbastanza soldi per la benzina dell'automobile, né per un biglietto del Matatu, ma era determinato. Avrebbe trovato il modo di arrivare nel creek, di scovare quelle delizie e dare un senso al suo esilio. Foresta, Kilifi, merda. Ancora solo a Kilifi. Vabbè, ma qua non c'è nessuno. Mi posso anche togliere la mascherina finché non vedo qualcuno. Sono tranquillo. Procediamo. Ostriche! Now I want to taste one oyster. I see here. Ah, let me taste. This is good. Stop, stop, stop. Stop. You're under arrest. Why? You are not wearing a mask. No, no, the mask is for eating. No, please. Where you bring me? No. Stay here. Ma che razza di isolamento è questo? Una casa galleggiante nel creek. Ma è un posto fighissimo. Ci sarà un letto? Mi daranno da mangiare? Oh, ma tu chi sei? Sono un italiano, mi hanno sbattuto qua in isolamento. Come ti ha sbattuto qua? Ma anche tu sei italiano? Certo, sono italiano anch'io. Ma da quanto sei qua? Da un mese. Un mese? Ma sì, la quarantena non è 14 giorni? Ma chi si muove da qui? Sto benissimo. Un mese che sei qua? Certo. E cosa mangi? Quello che si trova. E cosa si trova?
Ostriche. Ostriche? Ma e l'acqua? Che si beve qua? Ma quale acqua? Prosecco. Prosecco? Il prosecco di Pasquale. Ma sai che quasi quasi hai ragione, ma chi ce lo fa fare di uscire quando c'è un isolamento del genere, ma poi soprattutto di tornare in Italia? Ma guarda, proprio io non ci penso nemmeno. A proposito, sai cosa ti dico? Che peccato non poter tornare nel paese delle panzane, non poter partecipare a un'Italia da rilanciare. È triste dover rinunciare allo sdegno generale, tutti insieme a litigare su che cosa è peggio fare. Perdonateci, noi restiamo qui, siamo inutili per gente come voi. Non siamo capaci di odiare, non ci sappiamo lamentare, non ci hanno insegnato a rubare, che cosa ci staremo a fare? Lo so, è una tragedia, ma qui almeno abbiamo ostriche, ostriche, ostriche volontà, ostriche, ostriche, ostriche libertà. Eh sì, abbiamo le ostriche qua nella houseboat. Di chi rifi che vuole ostriche e prosecco e vai. Che peccato non poter lottare per la patria da cambiare, non vorremmo mai mancare alla campagna elettorale. Perdonateci, noi restiamo qui, siamo inutili per gente come voi. Non siamo capaci di odiare, non ci sappiamo lamentare, non ci hanno insegnato a rubare, che cosa ci staremmo a fare? Ma noi qui ci consoliamo con tante ostriche, ostriche, ostriche libertà, ostriche, ostriche, ostriche a volontà, ostriche, ostriche, ostriche libertà, ostriche, ostriche, ostriche a volontà. Ostriche, ostriche libertà, ostriche, ostriche, abbiamo deciso di restare qua. A Pasquale!